Sbrigati, Elena! Buonasera. Buonasera. Ma vi rendete conto chi è quell'uomo? Aprite! Il mio ufficiale non poteva sapere. Aiutatemi a raggiungere la feluca con le mie tele, vi prego. Sappiamo che era diretta a Porto Ercole. Vi ho chiesto d'aiutarmi. Cari amici, vi ho riuniti qui oggi perché abbiamo un problema da risolvere. E credo che qualcuno di voi sa già di cosa si tratta. Signore, signore, vi prego, sono già abbastanza addolorato. Qui non è in gioco solo il nostro futuro, ma anche quello dei nostri figli. Figli. Con questo quadro clinico, a lei rimane poco da vivere. Quanto? Parliamo di mesi. Forse settimane. Da piccoli non si pensa alla morte, si pensa alla vita. Da giovani si pensa a tutto, né alla morte, la morte. Arriva, si fa vedere e c'è. Io, adesso, aspetto la morte. O imprego la morte. Vorrei credere. Non credo in te. Perché non vieni? Scendi. Ti aspetto, non ti credo. Sono stato chiaro. Ti aspetto. Io sono qua. Con questa nuova littorina, oggi, la ferrovia Circumetnea compie un salto decisivo per tutto il trasporto della Sicilia orientale. La Sicilia la voglio lasciare. Che sono capace di sentirmi ridere mafioso a Milano. Anziché vergogna, proverò una sensazione di... Tesoro, come stai? Io vorrei solo che Carmela la smettesse di tormentarsi. Ma lei non riesce a spiegarsi cosa sia successo. Ha ripercorso mille volte gli stessi momenti di quel giorno. La vita a volte ci riserva brutti scherzi e non ci possiamo fare niente. Mi dispiace per il disturbo. L'accompagno. Grazie. Buona giornata. Anche a lei. Ti nascondo che la curiosità di conoscerla è grande. Abbiamo passato tutta una vita assieme. E anche ora, sai, anche ora sento che lei è qui. So che non c'è, ma c'è. Sai che arriverà. Stai seduto qui. Ella è una svergognata. È maritata e ha avuto due amanti. Avete visto, direttore, che bella idea? Era impossibile fermarlo, Marchesa. Voleva assolutamente recuperare le sue tele. Dov'è la diretta la feluca? A Porto Ercole. Aspettate, vi faccio preparare la scorta. Ho troppa fretta. Ah,
Oh. 你就是我的皇后。